le associazioni e la demenza, la cura del singolo, della famiglia e della comunità. È il titolo del convegno nazionale in corso in questi giorni a Recanati. Incontri, organizzati da Alzheimer Uniti Italia Onlus, si pregia di relatori di livello internazionale e vuole essere strumento di formazione e di collegamento tra le istituzioni e le persone coinvolte in prima persona nel dramma della malattia. Ci interessa fare da collante, dal fabbisogno reale delle famiglie, delle tante famiglie. Ricordo che ogni 3 secondi una persona al mondo si ammala di demenza e che i servizi purtroppo in Italia sono dati a macchia di leopardo. Questo è un convegno rivolto prevalentemente alle associazioni, ma abbiamo aperto anche ai familiari e ad alcuni operatori, perché riteniamo che è una strada che si debba percorrere nel rispetto dei diversi ruoli e competenze, ma tutti insieme. Il problema, e questo convegno è dedicato a questo, è quello di garantire che la famiglia possa essere assistita. Come? Può essere assistita prima con l'informazione. Le diciamo cosa deve fare, cosa può fare, che è molto. Più delle volte le famiglie non sanno, perché i medici non parlano, gli altri operatori non parlano, non sanno cosa sta capitando a loro. Quindi la prima cosa è l'informazione e la formazione, fare la scuola delle famiglie, insegnargli le piccole e grandi cose che possono ridurre la fatica dell'assistenza e possono migliorare la qualità della vita degli ammalati. Il convegno si protrarrà fino a domenica ed include, oltre a tanti momenti di confronto, uno spettacolo teatrale che si terrà sabato sera al Teatro Persiani, organizzato dalla compagnia Scena Verticale, dal titolo Il Vangelo secondo Antonio, una rappresentazione contro lo stigma. Molto spesso ci avviciniamo a queste tematiche quando veniamo colpiti personalmente, quindi quando viviamo sulla nostra pelle una situazione di difficoltà per un nonno, per un genitore. Ma invece dobbiamo essere consapevoli che la nostra è una popolazione che invecchia e dobbiamo invecchiare bene, ma quando ci sono delle patologie, quando ci sono delle difficoltà, la comunità deve creare le strutture per accompagnare la fragilità. Quindi anche lo spettacolo a teatro, anche la sensibilizzazione, anche il lavoro che si può fare con l'associazionismo, con le scuole, è prezioso per essere consapevoli che quella dell'Alzheimer è una sfida che tutti insieme, impegnandoci di più, mettendoci la testa e il cuore, possiamo vincere.